A noi ci preoccupa ovviamente il nostro futuro, perché comunque siamo, ognuno di noi comunque ha la sua situazione familiare e abbiamo sempre dato il massimo in tutto. Noi siamo sempre stati al lavoro anche durante l'emergenza sanitaria. La rabbia dei lavoratori del CUP e degli sportelli front office della ASL Toscana Sud-Est di fronte all'ospedale San Donato di Arezzo. Sono stati infatti proclamati 2 giorni di sciopero per un intero turno di lavoro. Alla base della protesta il cambio di gestione dei servizi, un passaggio complesso i cui contenuti però non sono condivisi da lavoratori e sindacati. Questi ragazzi non sono dipendenti dell'ASL, sono dipendenti appunto, come dicevo, di un lavoro in appalto e hanno un tipo di contratto che già in questo momento garantisce una retribuzione molto bassa per il tipo di servizio che fanno. L'idea che arriva con questo nuovo appalto è quella addirittura di ridurlo ulteriormente, quindi la regione, Estar, la stessa ASL sta facendo una sorta di dumping contrattuale, ovvero cerca lavoratori che costino sempre meno per un servizio di sempre maggior qualità. È sempre chiesto maggiore impegno, maggiore precisione nel nostro lavoro, sono tanti programmi che usiamo, sono tante le mansioni che dobbiamo ricoprire, ma quando c'è il cambio appalto siamo i dimenticati. Sulla provincia di Arezzo sono oltre 100 lavoratrici e lavoratori che sono in questo momento in appalto di servizi. È una delle province che ha il maggior numero di, non solo di lavoratori, ma di attività che sono già esternalizzate. Di conseguenza, ed è questa l'altra nostra grande denuncia, è potenzialmente molto alto il rischio di disservizi. È certo che ci sono i rischi per la cittadinanza, che comunque sia non veniamo organizzate bene per il lavoro e tutto il resto che può comportare, quindi maggiore attesa, meno informazioni per l'utenza e quant'altro che può riportare una non strutturazione di questo servizio. Non dico si debba sempre per forza andare a migliorare, ma nemmeno possa essere accettabile un peggioramento, un arretramento delle condizioni contrattuali e retributive. Tenete presente che non sono decisioni che vengono prese a cuor leggero la proclamazione di uno stato d'agitazione e degli scioperi in settori come questo, perché ci rendiamo conto anche del disagio che la comunità intera deve di fatto subisce in questi casi.